Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo, moltissimo. Sto bene, il primo uomo a partorire nel suo paese racconta la sua sofferenza. Quante donne nel mondo non hanno desiderato che per pochi minuti gli uomini potessero sapere cosa si prova ad essere incinta? Non c'è modo, devi viverlo per capirlo. Tuttavia, oggi in Inghilterra un padre può anche parlare, e molto appropriatamente, di maternità, poiché egli stesso ha portato la sua amata figlia nel grembo materno. Si chiama Scott Parker. Ha 23 anni ed è un grafico. No, sono il primo uomo britannico ad avere un bambino! Esclama il padre molto orgoglioso. E il motivo per cui Scott pone così tanta enfasi su questa affermazione non è casuale, questo padre ha partorito quasi 7 settimane prima di Aidan Cross, a cui è stato erroneamente assegnato il titolo di il primo uomo britannico a partorire. Scott e Aidan sono nati come donne, ma quando hanno avuto i loro bambini, entrambi si consideravano uomini. Questo è Aidan Cross. Da quando è nato, questo particolare papà ha concepito la sua vita di uomo e ha fatto molta strada per raggiungerla. L'anno prossimo Scott prevede di rimuovere completamente il seno, un'operazione che potrebbe essere seguita da altri per trasformare diversi organi. Scott, come Aidan, ha deciso di darsi l'opportunità di vivere l'esperienza di avere un figlio prima di passare attraverso la conversione sessuale totale. A quel punto, Scott viveva da uomo già da 2 anni. È così bella e mi sento così fortunata. Penso di stare abbastanza bene come genitore, dice Scott. Volevo davvero avere mio figlio e stavo pensando a come sarebbe stato possibile ottenerlo senza sottoporsi a trattamenti di fertilità. Allo stesso modo, ho rinunciato all'idea perché non lo vedevo possibile, spiega Scott. Adesso sono un uomo, non posso più avere figli, mi sono detto. Ma la vita può cambiare in un batter d'occhio e l'opportunità si è presentata a Scott nel modo più inaspettato. Il giovane ha fatto sesso con un amico durante una gita occasionale e presto ha scoperto di essere incinta. Il padre biologico di Sara, la piccola di Scott, non vuole essere coinvolto nella sua educazione. Scott è profondamente grato per le cure mediche eccellenti e rispettose che ha ricevuto dal momento in cui ha scoperto di essere incinta fino al parto. L'amorevole padre spiega che è un grande motivo di orgoglio per lui vivere in un'epoca in cui gli uomini hanno la possibilità di partorire ed essere rispettati per questo. Nell'ospedale dove è stato curato dalla 12ª settimana di gravidanza, ad esempio, Scott non è mai stato chiamato mamma, ma papà. Inoltre, la sua carta di maternità è neutrale rispetto al genere, invece di maschile. Nell'ecografia si può anche vedere che al posto del sesso della madre appare maschio. Durante la gravidanza, Scott ha dovuto combattere l'ansia di sperimentare i cambiamenti nel suo corpo, ma dice di essere riuscito a superare le sue paure perché sapeva che tutto sarebbe successo non appena avesse dato alla luce il suo bambino. Sapevo che il mio seno sarebbe cresciuto. Ma poi avrei potuto sottopormi a un intervento chirurgico per rimuoverlo, spiega Scott, e potrei rilasciare molti estrogeni in questo momento, ma presto avrò un trattamento ormonale per ottenere testosterone e sarà fantastico. Scott chiarisce anche che sarà molto onesto con Sara e quando crescerà le dirà, sono una ragazza che è cresciuta per essere un grande uomo. Qui puoi vedere Scott da bambino. Scott, Sara e il loro partner, che è anche transgender e ha intenzione di adottare la bambina il prima possibile, vivono molto felici e grati per l'opportunità di espandere la loro famiglia. Bravo per loro! Cosa ne pensate della storia di Scott? Condividi e discuti con tutti quelli che conosci. Ci
Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni.